Buongiorno a tutti ragazze e ragazzi, oggi in questo nuovo video ho deciso di trattare l'argomento che ho accennato nel mio precedente video vlog look, dove praticamente vi mostravo i look quotidiani. In quel frangente, quando mostravo degli orecchini, ho detto che in passato avevo avuto un problema al lobo dell'orecchio e quindi potevo indossare solo orecchini di un certo tipo, leggeri. Quindi parecchie di voi mi hanno chiesto che cosa mi fosse successo, oppure hanno capito che del lobo strappato, e delle ragazze mi hanno detto che hanno il lobo comunque deteriorato, che è attaccato per un filetto, e quindi mi hanno chiesto tutti quanti di raccontare la mia esperienza. Allora ho deciso appunto di fare questo video e vi spiego esattamente come sono andate le cose. Allora, io sono una patita di orecchini, quindi ne indosso davvero tanti, di tutti i tipi, quindi pendenti, non pendenti, però ne ho alcuni anche diciamo di oro, un po' pesantucci perché hanno dei diamantini, delle cose, e quindi nel corso degli anni ne ho indossati di vario genere. Alcuni di questi mi hanno leggermente allargato il foro dell'orecchio che avevo, e quindi di conseguenza a forza di indossarli comunque il foro aveva aumentato la dimensione. Un giorno invece, sempre per andare di corsa la mattina, ho indossato gli orecchini, poi ho visto che avevo i capelli un po' elettrizzati, sono andata a spazzolarmeli e mi si è agganciata la spazzola all'orecchino e ho strappato praticamente il lobo dell'orecchio, quindi avevo praticamente proprio il foro tutto tagliato, l'orecchio diviso. Sono stata per diverso tempo con l'orecchio così, perché comunque ho dovuto far emarginare la pelle, che comunque quindi avevo una sorta di taglio, il lobo tagliato, ovviamente era orribile, più il dramma che non potessi indossare più tutti gli orecchini che avevo, che comunque ragazzi ne ho veramente tanti. E allora mi sono decisa di andare un centro privato, mi sono anche informata in ospedale, ma i tempi erano molto lunghi, anche se dimezzavo il costo, i tempi davvero erano estremamente lunghi. Poi io diciamo mi stavo organizzando già per il matrimonio e quindi di conseguenza avevo necessità di avere il lobo ricostruito perfettamente, quindi sono andata a questo centro della mia zona, consigliato anche da altre persone. Ho avuto un colloquio con il chirurgo estetico, alla quale mi ha spiegato che è un intervento che lui svolge tranquillamente, senza nessun problema, quindi senza fare preospedalizzazioni, nulla di tutto ciò. Quindi ho semplicemente, una volta che lui ha valutato quello che dovesse fare, proprio il suo lavoro, ho preso appuntamento, mi sono recata a questo centro. Appena sono arrivata, praticamente il chirurgo mi ha detto che l'intervento sarebbe durato una mezz'oretta, quindi mi ha fatto sdraiare sul lettino, mi ha messo sopra un telo di questi qua, tipo in PVC praticamente, con poi una specie di telo garza, dove lui ogni tanto appoggiava anche qualche piccolo strumento, anche se sulla sua destra praticamente aveva tutto il carrello pieno di attrezzature, eccetera eccetera. Aveva anche degli altre attrezzature che sinceramente ragazzi non vi so spiegare. Comunque mi ha fatto spostare tutti i capelli da una parte, mi ha fatto girare, ha iniziato subito con una punturina di anestesia, anche se mi ha spiegato che comunque il dolore non ne avrei sentito nulla, anche perché doveva semplicemente lavorare sulla cartilagine. E niente, quindi ha aspettato una decina di minuti che l'anestesia facesse effetto, ha inciso i due lembi oramai riemarginati dell'orecchio
e li ha praticamente ricuciti sia sopra che sotto. Quindi alla fine l'intervento si è dilungato per circa 3/4 d'ora. Poi mi ha medicato, ragazzi, io vedevo qualche piccolo attrezzetto sporco di sangue, quindi un pochetto mi sono un po' impressionata, però poi dopo sinceramente inizialmente non ho visto l'orecchio in che stato fosse, perché lui dopo aver messo quindi tutti i punti e ne ha messi tanti, perché ha fatto praticamente una cucitura proprio stretta per rimarginare tutta questa cartilagine, quindi lui ha rimosso la pelle laterale e l'ha riunita anche la parte sotto, quindi non so se sono stata chiara nell'esprimermi. Dopodiché, quindi, me l'ha medicato, quindi mi ha messo una crema antibiotica, non lo so a che altro, me l'ha chiuso con una garza a cerotto e mi ha detto assolutamente che per 10 giorni non avrei dovuto mandare l'acqua. Dopo i primi 2 giorni avrei dovuto togliere questa garza e sostituirla con una serie di garze che mi ha fatto comprare praticamente in farmacia. Mi ha prescritto una crema antibiotica e una crema cicatrizzante che dovevo mettere mattina e sera, assolutamente senza mandare acqua. Infatti ragazzi, per lavarmi mi dovevo fare, per fortuna io a casa ho la vasca e la doccia, quindi mi sono fatta la vasca e poi i capelli lavati con il doccino, perché in doccia non potevo proprio entrare. E niente, quindi praticamente ho fatto quello che lui mi ha detto, quindi per 10 giorni medicavo, sono andata in giro con questo ingombro, perché comunque un po' l'ingombro ce l'avevo nell'orecchio, e niente, tutti mi dicevano ma che hai fatto e non hai fatto, quindi, però è un argomento che a tanti interessa, perché chi ha il foro quasi tutto dilatato, chi, insomma, comunque diciamo il chirurgo ha fatto un egregio lavoro, anche perché mi ha spiegato che a distanza di tempo non si sarebbe visto nulla. Sono tornata da lui dopo 10 giorni, mi ha tolto i punti, mi ha detto che sarei dovuta stare praticamente 6-8 mesi senza rifare il foro, e così ho fatto, ragazze. Però poi sono tornata da lui, mi ha fatto il segno, poteva anche non farlo, però lui mi ha detto ritorna, ti faccio il segno dove devi rifarti fare il foro. Quindi poi sono andata a una farmacia, mi sono fatta rifare il foro dove lui mi aveva fatto il segno. E niente, ho cominciato a indossare, ragazzi, gli orecchini, quindi felicissima, e per il giorno del mio matrimonio ho potuto indossare dei stupendi orecchini che mi avevano regalato di oro bianco con il diamante, e ne sono stata stra felice. Questo intervento l'ho pagato 300 euro, se mi fossi recata in un ospedale avrei pagato la metà, ma vi ho detto, ragazzi, i tempi erano lunghi, io stavo stretta con i tempi, e niente, vi mostro subito l'orecchio. Vedete, ragazzi, questo è l'orecchio ricostruito con l'orecchino, non so se riuscite a vederlo bene, comunque spero che insomma ci siete riuscite. Non si vede assolutamente nulla, perché a distanza di tempo mi ha detto la cosa bella, che a differenza delle altre parti del corpo qui c'è la cartilagine che farà sì che la pelle si rimargina al punto tale che non si vedrà nulla. Infatti così è stato. Niente, quindi ragazze, questa è stata la mia esperienza sulla ricostruzione del lobo dell'orecchio. Niente, io vi ringrazio, perché vedo che mi commentate, vedo che vi state iscrivendo al mio canale. Su questo video voglio farvi una domanda. Vorrei registrare un video dove vi rispondo alle vostre domande, perché ho visto che me ne fate molte. Scrivetemi sotto, pure se qui trattiamo questo tipo di argomento, le domande che volete farmi, e io vi risponderò nel prossimo video, d'accordo? Allora, vi ringrazio, io vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, attivate la campanella, perché io non ho un giorno fisso, quindi i video potrebbero uscire ogni giorno. E niente, chi mi vuole seguire su Instagram sono FedericaSweet02, ve lo scriverò qui. E niente, vi mando un bacione, ciao ciao!